Dagli ultimi mondiali di Parigi, svoltisi a novembre del 2012, la squadra nazionale femminile di Qatar si è comportata non ottimamente ma eccellentemente. Anche perché ha conquistato la medaglia d'argento. D'argento con il Giappone in finale ai mondiali, e superando Francia, nazioni come Francia, Spagna, quindi l'ha fatta da padrona. E questo è stato sicuramente un grandissimo lavoro fatto negli anni dal professor Aschieri, ma anche dalla loro allenatrice Roberta Sodero, che insomma ha curato nei minimi dettagli la preparazione delle ragazze. E quindi andiamo adesso a seguire questa esibizione, questa finale per Francesca Reale. Sì, anche Francesca Reale ha questa capacità di poter eseguire kata sia Shorin che Shorei. In finale sceglie un kata Shotokan, quindi Gankaku, la gru appollaiata sulla roccia, e proprio perché questo kata è caratterizzato nella fase finale dall'esecuzione di alcuni calci su un atteggiamento monopodalico, quindi in equilibrio. Partita molto molto convinta, forse un pochino rigida in alcuni punti. Ovviamente è una finale, per cui l'emozione sale comunque a livelli maggiori. Ecco perché prima io assistevo in alcuni incontri eliminatori, mentre l'atleta si esibisce, la sua compagna, la sua avversaria non la guarda e si gira. È una regola fissa o è una decisione del singolo atleta? Sicuramente una decisione del singolo atleta, anche perché diciamo in questi momenti dove si è particolarmente percettivi, soprattutto mentalmente prima di una finale, si tende a non osservare l'avversario proprio per evitare di, diciamo così, assumerne magari delle caratteristiche, quindi per concentrarsi maggiormente su se stessi e quindi per fare una buona prova, perché noi stiamo assistendo ad un confronto, o meglio ad uno scontro, però in realtà la gara è contro se stessi, certo, quindi certo. Il kata ha questa particolarità. È abbastanza precisa la nostra Carlotta. Sì, Francesca Reale ha eseguito abbastanza correttamente in termini di equilibrio, però credo che poteva, diciamo, rilassando un pochino di più in alcune fasi, poteva esprimersi ancora più eccellentemente. Vediamo adesso anche la D'Onofrio, è particolarmente concentrata, e vediamo a quale kata ci presenterà. Ecco, questo è un kata di stile Shitoryu, è un kata particolarmente lungo, è considerato forse fra quelli più avanzati in questo stile, dove appunto c'è una fase iniziale di caratterizzata da posizioni un po' corte, in piedi, diciamo così, in un certo senso, però di una buona padronanza delle anche durante i colpi. La D'Onofrio è partita bene anche perché un atleta, come dicevo poc'anzi, navigata, quindi riesce anche quanti a dare. Sono i kata, Lucio? Allora, a seconda degli stili, per esempio in questo stile, nello Shidoryu, sono 72. Quindi c'è... un atleta deve sapere 72 kata? Beh, solitamente non accade questo, soprattutto chi fa agonismo tende a concentrarsi in particolar modo su 7-8 kata. Ecco, tu che sei stato un atleta di grandi livelli, tanto voglio ricordare al pubblico, tu facevi parte, no, si può dire, del grande trio che ha portato il karate italiano sopra il mondo, con la squadra composta da te, Figuccio e Valdesi, quindi sicuramente l'esperienza è stata notevole e quindi sicuramente è importante. Ma voi quanti kata sapevate? Beh, noi ovviamente siamo partiti imparando quelli che sono i kata di base, che sono 5, per poi passare man mano a quelli superiori,
e poi a conoscerli tutti, a praticarli tutti, perché io credo che la conoscenza prima di tutto sia la base di una buona pratica. Poi c'è la specializzazione per la gara su quei 7-8 kata che poi servono. Quindi una, diciamo, un atleta di livello deve avere comunque alla, nella, nella suo, nel suo bagaglio una decina di kata. Beh, ripeto, in termini di specializzazione sì, però la conoscenza deve essere, almeno sul suo stile, deve essere completa, perché non si può immaginare appunto di praticare uno stile tagliando degli aspetti che poi invece risultano poi fondamentali. Questo è un po' il problema delle generazioni moderne, che vogliono tutto e subito e quindi tendono a tagliare le cose che apparentemente sembrano superflue. Tu mi hai detto che in questo stile sono 72, sì, no? Sì. E negli altri stili? Nello Shotokan, per esempio, sono 26. Ma io so, una volta erano 25 codificati, due ne erano codificati nello Shotokan. Adesso... Sono stati sempre 26, però ce ne sono altri poi codificati recentemente, ma diciamo all'origine sono proprio 26 caratteristici dello stile Shotokan, sì sì. Ecco, l'urlo, spiegaci di questo urlo che poi è il famoso Kiai. Sì, beh, in realtà il Kiai, lo dice la parola, Ai vuol dire armonia, Ki è l'energia interiore, l'energia universale, per cui urlando in un certo senso... Interrompo un attimo, secondo te di chi è la vittoria? Beh, secondo me della D'Onofrio sicuramente. Allora, vediamo, attendiamo noi l'esito dei giudici. Sì, 4-1 con la D'Onofrio e sì, c'erano tutte queste differenze di... Beh, sì ma non per diciamo differenza tecnica, ma più che altro perché la prima, Francesca Reale, ancora un pochino più acerba rispetto alla seconda atleta, la D'Onofrio, ha eseguito questo kata gankaku di stile Shotokan forse in maniera un po' più tesa.